accettato questo bellissimo e molto delicato incarico perché penso che ciascun cittadino abbia diritto di vivere la cultura come elemento fondamentale che gli consente di capire il mondo, di vivere insieme agli altri e di crescere. Una delle cose fondamentali per noi è quello di riordinare le istituzioni culturali, che sono tante, che il comune direttamente controlla o partecipa, perché queste istituzioni sono troppo concentrate su di sé. È troppo poco aperte alle città. Quindi nei prossimi giorni verrà alla luce un provvedimento su cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi che fa un primo riordino di tante istituzioni culturali. Poi stiamo preparando un'iniziativa per il 1º gennaio, una grande novità per Roma che presenterò molto presto, che ragiona intorno all'idea che sia bello festeggiare l'anno nuovo e non l'anno che va via. Sì, abbiamo portato dei ragazzi ad Auschwitz per conoscere la storia attraverso chi l'aveva vissuta direttamente. Abbiamo deciso, poiché queste persone hanno vissuto, diciamo, questa terribile vicenda, stanno scomparendo una dopo l'altra, abbiamo deciso con i ragazzi di far diventare loro dei testimoni e testimoni, ma lo facciamo in un modo nuovo, che è fortemente legato appunto alla crescita culturale, dando loro la responsabilità di progettare una mostra che è basata sulle esperienze, mettendo a loro disposizione uno spazio che possono gestire in modo autonomo per fare la progettazione. Questo è un modello, cioè quello di assegnare degli spazi che sono del comune a dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni in modo autonomo per creare, che cercheremo di sperimentare e di applicare in tutta la città. In questi giorni ho partecipato ad alcune autogestioni nelle scuole. Sapete, le autogestioni sono quel momento in cui insegnanti e studenti vivono la scuola interamente, facendola diventare un posto ricchissimo di scambi, di incontri, di attività culturali, conferenze. E ho pensato che questa ricchezza, che spesso si concentra nelle scuole all'interno della città, nel centro, dove i ragazzi hanno più strumenti anche in ragione della loro migliore condizione sociale, possa essere estesa a tutta la città. Quindi desidero e spero di riuscirci l'anno prossimo a ricostruire una stagione, un periodo in cui le autogestioni nelle scuole, che sono un momento in cui i ragazzi sono protagonisti di creazione di cultura, possa essere coordinato da scuole che sono nel centro della città e scuole nelle zone più svantaggiate, in modo che ciascuno possa effettivamente godere di questa ricchezza. E infine un piccolo lavoro che riguarda il patrimonio culturale. Noi stiamo lavorando da un po' di tempo insieme alla Soprintendenza di Stato per far sì che sia possibile visitare tutta l'area dei fori unitariamente. C'è una parte del comune e una parte dello Stato, oggi sono separate da una barriera, stiamo cercando di toglierla e spero che a Capodanno ci possa essere un primo esperimento.